continua il mio isolamento a causa del Covid, però sono in buona compagnia. Come vedete alle mie spalle c'è un po' di robetta del Decathlon che ho preso nei giorni precedenti e che non ho ancora avuto il tempo di scartare con voi, di presentarvi. La prima cosa ad uscire dal sacchettone di Decathlon è questa giacca Rock Rider da mountain bike ST 700, una bella giacca colore bordeaux con questa, guardate i dettagli, cerniera nastrata, nel senso che anche la cerniera impedisce l'ingresso dell'acqua nel qual caso in cui vogliate uscire durante i mesi più piovosi, e questo ovviamente protegge il rider. Cerniera molto vistosa, arancione, che corre lungo tutta la lunghezza della giacca. Tessuto resistente, impermeabile. Considerate che il grado di impermeabilità è garantito per 4 ore. Cioè, con questa giacca Decathlon ti dice ok, puoi uscire in condizioni umide o piovose, ma non per più di 4 ore. Comunque è un'ottima giacca, in quanto essendo molto robusta resiste anche agli impatti con rami, alberi, foglie, cioè non avrete la preoccupazione di rovinarla perché è veramente molto resistente. È disponibile in diversi colori, questa è la colorazione meno appariscente bordeaux, ma c'è anche una versione ad alta visibilità gialla e nera, molto bella. La Rock Rider ST 700 è una giacca sì molto impermeabile, ma al contempo molto traspirante, perché altrimenti avrete l'effetto Domopack, cioè sì, non entra l'acqua, ma non esce nemmeno l'umidità del vapore. Invece questa giacca è concepita per far uscire anche la vostra umidità generata dal sudore. Non solo, sotto le ascelle, eccola qua, sono presenti queste aperture, vediamo se la vedo, eccola qua, dov'è? Che in sostanza aiutano l'umidità a fuoriuscire. È una sorta di cerniera di regolazione della temperatura e dell'umidità del corpo del ciclista. È presente una sotto il braccio destro e una sotto il braccio sinistro. Allora, questa giacca è dotata anche di cappuccio, vedete? Cappuccio che è molto ampio. Perché questo? Perché potete mettere direttamente il cappuccio sopra il casco, senza cioè andare a togliere il casco. Per quanto riguarda i polsini, sono elastici, guardate, quindi permettono un'ottima vestibilità in relazione al tipo di polso del ciclista. Ma soprattutto presenta questa, eccola qua, questa copertura che va letteralmente a coprire, come vedete, il dorso della mano e quindi aumenta ancora di più il comfort sotto la pioggia. Questa che vedete è la membrana traspirante, eccola qua, è uno strato aggiuntivo traspirante, cioè questa membrana fa uscire il sudore, mentre questa membrana qua, questa bordeaux, non questa qua, diciamo, più chiara, è il tessuto impermeabile. Una volta chiusa la giacca, come vedete, c'è anche il proteggi, diciamo, collo, questa piccola aggiunta di tessuto che impedisce alla cerniera di dare abrasione al collo, al sottogola del ciclista. Ci sono poi due comodi elastici per poter regolare la chiusura del cappuccio. Il cappuccio ha anche questa piccola bandella che ovviamente è una sorta di antigocciolatoio, cioè evita che l'acqua vi goccioli sul viso, ma invece vi gocciolerà davanti al vostro viso. Ok. Altra caratteristica del cappuccio è questa, eccola qua, sono dei micro fori per aiutare la traspirazione del sudore anche con il cappuccio indossato. Bandella ad alta visibilità per aumentare la sicurezza in bicicletta ed elastico per regolare il cappuccio. Frontalmente è presente una sola tasca, magari per inserire documenti o gli accessori di più comune utilizzo. La tasca posteriore è un'unica grande tasca che funge anche da vano per ripiegare contemporaneamente questa giacca, cioè potete ripiegarla direttamente qua dentro. Altra cosa molto particolare, ritorno nei microfori subito sopra la tasca per aumentare ancora di più la traspirazione. È molto bella questa patta che scende direttamente sopra il sedere del rider per evitare che l'umidità salga sulla schiena del rider. Inserti ad alta visibilità, un prodotto
molto ma molto buono, al costo di 54,99€, pesa 495 grammi in taglia L. Il secondo oggetto di oggi è questa salopette invernale concepita per XC o mountain bike. Diciamo subito il prezzo, 64,90€, interno in pile per tenere calde le gambe del rider durante l'uscita in mountain bike o durante l'uscita in XC. Bretelle molto elasticizzate, traforate per un maggior comfort. Particolarità di questa salopette è che sotto le ginocchia il tessuto è completamente idrorepellente, così come anche nella parte dorsale, nella parte della schiena. Un ottimo aiuto nei mesi piovosi. Molto buono il fondello, fondello ergonomico 900, consigliato per un utilizzo che non vada oltre le 3 ore. Infine, per aumentare la traspirabilità e il comfort, questa salopette è stata dotata di tessuto mesh lungo le bretelle e lungo la schiena per favorire al meglio la traspirazione. Ultimo oggetto del sacchettone è questo piccolo ma quanto mai indispensabile multitool. Il suo nome è appunto Between Multitool 900, 18 utensili, mini utensili in un unico accessorio. Quello che mi piace di questo multitool 900 è che è piccolo, costa veramente poco, 18 utensili, chiave a brugola, chiave a stella, smaglia catena, insomma tutto quello di cui avete veramente bisogno nel qual caso dobbiate fare delle piccole regolazioni o dei piccoli interventi sulla vostra bici. Allora, passiamo a questo tubo. Questo tubone che vedete alle mie spalle è il tappetino per home trainer, il tappetino per rulli. La funzione di questo tappeto è quello di ridurre le vibrazioni, smorzando le vibrazioni che il rullo potrebbe trasmettere al pavimento, ma anche impedire che il pavimento si bagni con il sudore dell'atleta o con, inavvertitamente, la fuoriuscita di liquidi dalle vostre borracce. Costa 34,99€, è lungo 190 cm e largo 98 cm. Questo lo mettete sotto al vostro rullo e starete come dei picchi. Ho voluto riprendere anche questo semplice rullo, costa meno di 100€, 99,99€. È molto semplice il suo utilizzo, molto semplice l'installazione, l'ho voluto prendere per dimostrarvi come un tappeto come quello che vi ho fatto vedere prima può essere un utile alleato contro il rumore e ovviamente può aumentare il comfort di pedalata indoor. L'ultimo oggetto, lo vedete alle mie spalle, è lo stand per pedalare indoor di Van Rysel. Andiamo a vedere. Essenziale, 89,99€, alla fine è un tavolino, uno stand, lo stand di Van Rysel per allenarsi indoor. È dotato di un porta borraccia, un porta tablet, ma come nel mio caso se avete un iPad con tastiera potete utilizzare la tastiera, altrimenti lo andate ad inserire negli inserti per tenerlo in posizione ottimale. Con l'apposito cacciavite è possibile montare il gancetto per l'asciugamano, per il telo, si ripiega e si apre veramente con due mosse. Una volta che non lo utilizzate più, lo riponete dietro l'armadio, sotto il letto, lo tirate fuori dalla finestra, insomma, come volete. Ok ragazzi, a questo punto siamo arrivati alla fine, io vi saluto con lui, con lo stand Van Rysel per allenamenti indoor, un ottimo, veramente, investimento per tutti coloro che decidono di pedalare durante la stagione invernale o nelle brutte giornate da casa. Bene, per oggi direi che è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!